C'è stato un seminario tecnico sulla disciplina dell'Aikido questo fine settimana a Ragusa, vediamo. Grande presenza ieri a Ragusa con il maestro di Aikido, quarto Dan Fijikam, Marco Rubatto. La presenza del rinomato professionista della disciplina è stata fondamentale per la 2 giorni di seminario tecnico sulle basi didattiche per la pratica dell'Aikido e sulle informazioni e spunti di riflessione sui principi di quest'arte. Quindi qualcosa di un pochino meno visibile sotto il punto di vista fisico. E in questo momento, per esempio, stiamo facendo un lavoro con le armi, che è una parte integrante del lavoro che si fa normalmente nel nostro tipo di disciplina. Seguirà questa parte una parte cosiddetta a mani nude, cioè che si pratica senza l'utilizzo di strumenti particolari, bilanciando sempre quella che è la tecnica dell'Aikido con quelli che sono i principi che dovrebbero essere contenuti all'interno della tecnica, in qualche modo, che è un po' lo strumento di lavoro, il veicolo che serve agli Aikidoka, che sono i praticanti di Aikido, per evolvere, per migliorare, per insomma raggiungere quello che è il loro scopo attraverso questa disciplina. Il seminario è stato voluto dall'istruttore della palestra The Dragon di Ragusa. Possiamo dire che abbiamo avuto il piacere di invitare, per me un grande maestro, averlo qui a casa nostra, e ci sta dando tutta la massima soddisfazione perché c'è sempre da imparare nell'Aikido.